gotta see your true colors shine. I see your true colors. That's why. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Quest'oggi vi porto una collaborazione un po' particolare, che non è il solito video tag, o meglio, qualcuno mi ha detto di averlo visto anche come video tag, ma io no. Vi porto le mie 5 figure di merda in collaborazione con la Manola VIP, che saluto e ringrazio per aver accettato questa collaborazione. Ciao tesoro. Partiamo con la mia prima figura di merda. Ho scelto questa come prima perché è veramente recente e vista dall'esterno penso che possa farvi ridere. È successo che io ho dato la mia adesione per l'icon view della mia amica Sofia del canale Sofis, che magari, non so se volete, vi metto. E se conoscete la sfida icon view saprete che la riuscita di questa sfida sta nel fatto di potersi farsi chiamare al cellulare in anonimo e oltre ad avere il consenso, insomma, per avere il vostro numero, nel senso che se non glielo date chiaramente la sfida non si fa, accettate di essere registrati in un video, cioè nel senso la persona vi chiama con quel viva voce. Accettate di essere registrati in un video. Sta di fatto che purtroppo nello stesso periodo in cui Sofia mi ha chiamato io stavo ricevendo delle telefonate da una persona non meglio specificata col numero privato, che mi accusava di chiamarlo, di importunarlo. Allora io, dopo aver tentato di spiegare la situazione un paio di volte, non gli ho risposto più, e quando Sofia mi ha chiamato col numero privato pensavo che fosse nuovamente questa persona, quindi la mia figura di merda consiste nell'aver attaccato. Poi ho visto che lei ha caricato il video, e a un certo punto del video è così col telefono in mano e sotto compare la scritta "chiamando Riccardo che non risponde". Riccardo sarei io, mi sono ricordato di avergli dato l'adesione e mi sarei sotterrato. Prima figura di merda. Seconda figura di merda l'ho fatta una volta con una parente. Questa parente faceva il compleanno, non abitavamo nella stessa città, quindi dovevo farle per forza gli auguri al telefono. Ho chiamato, mi hanno detto che non era in casa, però mi hanno anche detto "guarda, ti facciamo richiamare con una scusa, così le fai la sorpresa, le fai gli auguri del compleanno". Dopo un po' di minuti suona il telefono. Io, senza nemmeno dire pronto, attacco a cantare la canzoncina "tanti auguri a te", eccetera eccetera, no? La persona dall'altra parte, con molta pazienza, mi lascia terminare e poi mi dice "c'è tua madre?". Non era la mia parente. E io ho detto "scusa, pensavo fosse", gli faccio il nome di tua parente. Io ho attaccato. Vi avverto che la maggior parte delle mie figure sono al telefono, come per esempio la terza. Dovete sapere che io rido anche dei miei errori e delle mie figuracce, non solo di quelle altrui, no? Allora, una volta dovevo chiamare un mio compagno di classe, che chiameremo Marco, anche se non è il suo vero nome. E quindi logica avrebbe voluto che io dicessi "sono Riccardo, c'è Marco". Invece faccio il numero, aspetto che mi rispondano e poi dico "sono Marco, c'è Riccardo", e poi mi metto a ridere da solo. Sembra giusto, no? Mi metto a ridere da solo. E la mia quarta figura di merda è stata colpa della Coca-Cola. Infatti da lì ho un attimo chiuso la parentesi Coca-Cola. Anche perché, insomma, di suo già non fa benissimo, poi si fa piantare queste figurette in giro. Ero al bar, avevo appunto appena bevuto questa Coca-Cola, se non che a un certo punto non ho potuto controllare i miei rumori corporali con tutta la gente presente, e dinanzi a tutta la gente presente ho fatto un urtino bello evidente,
che mi è costato anche una litigata perché non l'avevo nemmeno fatto apposta, quindi si poteva pensare che io l'avessi fatto apposta, ma non lo avevo fatto apposta. Sì, parlo benissimo, lo so, parlo molto molto bene. Ragazzi, ci ho pensato davvero, non mi sta venendo in mente la quinta figura di merda. Quindi che dire, io spero che vi siate comunque divertiti con queste quattro. Mi raccomando, andate a vedere il canale della Manola, noi programmeremo. Quindi io vi lascio, penso di riuscire sicuramente a lasciarvi il canale e il video di Manola. Passate se ancora non la conoscete, perché alcuni abbiamo un po' di iscritti in comune, ma sono sicuro che c'è ancora qualcuno che non la conosce. Quindi io vi saluto, vi mando un bacione. Ah no, prima che mi dimentichi, devo fare due saluti. Saluto Azzurra Gamberini, che me l'ha chiesto da una vita, veramente da una vita, e poi saluto anche Big Massi 1, il mio amico Massimo. Un bacione a tutti e due. Adesso il video è davvero finito e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!